Il vasto Girardi non riesce a dare continuità ai risultati e inciampa sul più bello dinanzi ai propri tifosi al cospetto di un Senigallia sceso in Molise con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. 3 punti che mancano in casa rossoblu da 5 turni. Mister Clementi per i marchigiani deve fare ancora i conti con le indisponibilità di Bucari, Ser Filippi, Sabattini, Capezzani e di Capitan Pesaresi. Direzione di gara affidata al vastese Giorgio Dagnillo. La cronaca al quarto minuto di gioco, prima occasione importante per gli ospiti della Vigor sui piedi di Bracco. 3 minuti dopo ancora il Senigallia minaccioso con Keriota. Al quarto d'ora passano in vantaggio i locali, ma Caon è pescato in fuorigioco dall'assistente di linea. Botta e risposta fino al 45esimo tra le due formazioni. Ma al rientro negli spogliatoi le porte restano immacolate. Il secondo tempo è più rabbioso per l'11 viaggiante. Al 16esimo vantaggio con Bracco che gonfia la rete di Cerroni. I molisani perdono fiducia e la Vigor sale in cattedra. Il raddoppio arriva al minuto 26, autore della rete numero 10 Baldini. Gli ospiti spingono ancora e trovano sulla sirena dei 90 minuti di gioco la terza marcatura con il subentrato Vrioni che trafigge l'estremo Cerroni. Il vasto Girardi esce dal DT e la testa bassa con un sol punto di vantaggio sulla griglia playout. È atteso domenica a Tivoli da uno scontro diretto per la salvezza. Prova di sostanza e qualità per la Vigor che si ripropone al contrario a ridosso della zona playoff. Un buon proseguimento di domenica a tutti voi.